Dice: e adesso padre cosa facciamo? Allora Francesco dice: dove ti sei fermato? In quale direzione sono i tuoi occhi, i tuoi piedi, i tuoi passi? Era la direzione di Siena, la città di Siena. Ecco, quella fu la destinazione che presero insieme. Era la decisione di Dio, non l'aveva deciso né Francesco e né tantomeno Masseo, ma l'aveva deciso Dio stesso dove dovevano andare, ecco, quel fidarsi, quell'abbandonarsi. E così fu. Le fonti francescane raccontano che a Siena c'era proprio bisogno della predicazione del Vangelo, c'era proprio bisogno di Francesco e di frate Masseo, che predicarono il Vangelo a quegli abitanti che erano in lotta tra di loro. Poi Siena è famosissima per i suoi quartieri, per le sue contrade, no? Il famoso Palio di Siena. Quel palio è segno anche magari, ecco, di lontane lotte tra le varie contrade, ed erano proprio in lotta tra di loro, tanto è che si accoltellavano, erano proprio in guerra tra di loro. Francesco e frate Masseo predicarono Gesù e di lì, ecco, si ricostituì la pace. Quegli abitanti si misero in dialogo con loro, li ascoltarono e riuscirono per mezzo di Dio a riportare la pace. Ecco, quando ci abbandoniamo alla volontà di Dio, ecco che davvero possiamo vedere le grandi opere che Dio può operare attraverso di noi. Come fanno i bambini? Ecco, oggi la figura di Santa Caterina, che noi veneriamo come donna forte, coraggiosa, dobbiamo vederla nel suo altro aspetto, ecco, quello della fede. È stata davvero una bambina che si è affidata, si è fidata di Dio, si è lasciata plasmare da Lui, e attraverso di lei Dio ha potuto fare davvero grandi cose.